Ciao a tutti, bentornati su Fisioterapia Osteopatia Alfieri. Oggi vi voglio parlare dell'importanza del sistema cardiocircolatorio, quindi di cuore e vasi sanguigni, per un corretto funzionamento non solo del sistema muscolo-scheletrico, quindi muscoli, ossa, legamenti, tendini, ma anche per un corretto funzionamento degli organi, quindi a partire dal cervello ovviamente, ma anche dei reni, del fegato, dell'intestino. Vediamo insieme il perché. Allora, intanto velocemente, come è fatto il nostro cuore? Abbiamo sostanzialmente, ve lo disegno in maniera molto semplice, abbiamo quattro camere. Qui, come dire, c'è la possibilità ovviamente per il cuore di andare da una camera all'altra. Per cui abbiamo l'atrio di destra, abbiamo l'atrio di sinistra, abbiamo il ventricolo di destra e il ventricolo di sinistra. A questo punto sappiamo che il sangue arriva, diciamo, all'atrio destro, arriva il sangue venoso, il sangue sporco, il sangue che ha già attraversato tutto il corpo, ha ceduto l'ossigeno e ha preso l'anidride carbonica, ovvero lo scarto. Per cui qui entrerà il sangue, abbiamo detto, senza ossigeno, comunque con una quantità di ossigeno ridotta. Questo scenderà nel ventricolo sinistro, che andrà a pomparlo poi al polmone. Quindi abbiamo, diciamo, i polmoni qui così, ecco, e andrà a pomparlo al polmone per cedere l'anidride carbonica con l'espirazione e prendere l'ossigeno. A questo punto il sangue ossigenato andrà direttamente all'atrio sinistro. L'atrio sinistro passerà il sangue ossigenato, quindi il sangue arterioso, si dice, al ventricolo di sinistra, che lo manderà in giro a tutto il corpo. Quindi, diciamo, gli atri servono da ricevere il sangue, i ventricoli invece, con la contrazione cardiaca, spingono il sangue, il ventricolo destro al polmone e il ventricolo sinistro al cuore, al resto del corpo. Ok, quindi perché è così importante il sistema cardiocircolatorio su tutti i nostri tessuti? Beh, pensiamo per esempio a una tendinite. Io posso sì avere una tendinite a causa di uno sforzo fisico prolungato, di un'attività fisica svolta in maniera errata o di un'attività lavorativa anche perpetua che svolgo costantemente tutti i giorni, visto che è il mio lavoro. Ma se il mio sistema cardiocircolatorio, quindi il sangue che irrora questo tessuto, è sufficiente, apporta i giusti nutrienti, apporta correttamente l'ossigeno, avrò molta meno probabilità di sviluppare, per esempio, una tendinite. Come per esempio, avrò meno probabilità di sviluppare o di essere affetto, come dire, subire uno stiramento muscolare, uno strappo muscolare, anche una contrattura muscolare. Per cui, se il nostro sangue arriva in maniera sufficiente, arriva con i giusti nutrienti per dare il motore ovviamente ai nostri muscoli, ai nostri tessuti e dà il giusto apporto di ossigeno, i nostri tessuti saranno meno inclini a soffrire di una qualsiasi patologia. E questo non vale solo per come dire, la muscolatura, ma anche le ossa, per esempio, se ho un osso irrorato nella maniera corretta, soffrirò meno di osteoporosi, per cui per esempio sappiamo che chi fuma o chi è sovrappeso, avendo un sistema cardiocircolatorio meno efficiente, tenderà a soffrire maggiormente di osteoporosi e quindi essere meno esposto a rischio di fratture. Questo vale ovviamente anche e soprattutto poi per gli organi, quindi per esempio il cervello, vabbè, lo sappiamo che senza ossigeno, senza sangue, anche per poco tempo muore il tessuto che non viene più irrorato, come abbiamo visto per l'ictus, andatelo a vedere il video molto interessante, abbiamo visto per l'ictus, se non arriva più sangue in poco tempo, quella parte del cervello muore, ma questo vale anche per i reni che hanno tanto bisogno di sangue e che con il sangue che arriva al tessuto
tessuto, quindi ai reni, al fegato, all'intestino, allo stomaco, potrei elencarli diciamo tutti, si, come dire, nutre l'organo e andrà a funzionare meglio, quindi avrà un maggior nutrimento, quindi zuccheri, quindi energia, quindi ossigeno, quindi funzionerà meglio, di conseguenza anche il suo lavoro lo farà meglio. Avrò una cascata di eventi positivi, per cui se il mio fegato lavora meglio, rilascerà le giuste sostanze, scenderà meglio i vari carboidrati, lavorerà meglio, stoccherà meglio il glucosio, e così l'intestino avrà una migliore capacità di assorbire, di digerire le nostre appunto sostanze che introduciamo con l'alimentazione, così anche i reni, una migliore capacità di filtraggio. Quindi di conseguenza io, solo avendo un ottimo sistema cardiocircolatorio, riuscirò a cascata a stare meglio sia da un punto di vista muscolo-scheletrico, quindi essere meno affetti da dolori, infiammazioni, meno affetti da possibili traumi, meno rischio di fratture, ad esempio strappi, stiramenti, e di conseguenza anche gli organi, a parte, come abbiamo detto, il cervello, quindi il cervello avrà più possibilità di essere prestante, quindi maggiore capacità di memoria, magari maggiore capacità di calcolo e ragionamento, e così anche il mio fegato riuscirà a lavorare meglio. Per ultimo, ovviamente, il cuore stesso gioverà da questa situazione, per cui il cuore è irrorato poi da le coronarie, che come dire, sono delle arterie come tutte le altre, e che danno nutrimento al cuore stesso, per cui se il cuore funziona bene e tutti i vasi funzionano bene, a quel punto anche il cuore di conseguenza funzionerà, continuerà a funzionare meglio. Se invece avrò una scarsa capacità cardiaca, il cuore di conseguenza comincerà a soffrire ulteriormente a causa del suo stesso deficit, diciamo, di funzionamento. Come faccio a far funzionare meglio il mio sistema cardiocircolatorio? Lo faccio sostanzialmente con l'allenamento fisico, per cui la corsa, l'allenamento in palestra, ad esempio, o un'attività fisica che ci piace svolgere, ma anche dopo una certa età il semplice movimento, quindi camminare, andare in bicicletta, magari fare una nuotatina al mare quando ci andiamo, aiuterà a mantenere il nostro cuore sano, aiuterà a mantenerci con un peso forma corretto, e quindi migliorerà il nostro stato di salute generale, anche senza andare a focalizzarci magari su una spalla dolorosa. Non sottovalutiamo ovviamente l'aspetto, diciamo, di salute mentale, psicologica, per cui se faccio una vita molto stressata, se sono in ansia costantemente per qualcosa, o soffro di tensione, disturbi dell'umore, e quindi sono sempre molto teso, apprensivo, anche il mio sistema cardiocircolatorio ovviamente tenderà a subire una conseguenza di queste cose, per cui il cuore aumenterà il battito cardiaco senza un reale motivo, avrò magari una vasocostrizione, quindi i vasi tenderanno ad avere un lume più stretto, per cui maggiore pressione, maggiore rischio di eventi cardiocircolatori, per cui anche lo stato d'animo rilassato, tranquillo, cercare di no, non è facile ovviamente, non sono la persona giusta per affrontare questo argomento, ma avere un atteggiamento positivo ed essere il più possibile meno coinvolti e stressati nelle problematiche di tutti i giorni aiuta il nostro sistema cardiocircolatorio. Ovviamente le cose da dire sarebbero infinite, dalle gambe gonfie a disturbi appunto a livello polmonare, per cui il cuore sappiamo che è uno degli organi più importanti, ci mantiene in vita, ma il suo corretto funzionamento è molto importante. Grazie per aver visto questo video, spero ti sia piaciuto, se hai delle domande ricordati di farle nei commenti senza problemi, e noi ci vediamo in un prossimo video.